come perdere perdendosi. Se si volesse riassumere in due parole il senso della conferenza stampa con la quale Matteo Renzi ha fatto finta di dimettersi dal Partito Democratico, si potrebbe usare questa formula. In passato, quando ha perso le sue sfide, Renzi aveva sempre avuto un comportamento lineare, aveva fatto discorsi alti, di grande responsabilità. Era successo nella sconfitta con le prime primarie nei confronti di Bersani e poi con la sconfitta al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Stavolta non è stato così. Questa pseudo conferenza stampa è stata penosa. Non c'è stato un solo momento nel quale Renzi abbia riconosciuto i suoi errori, prima e dopo il referendum costituzionale. Non c'è stato un solo momento in cui si sia chiesto per quale motivo il Partito Democratico ha così clamorosamente perso i contatti con la realtà e lui stesso abbia perduto il senso di quello che stava accadendo nel paese. Ha continuamente riversato la colpa di tutto quello che è successo su altri, in parte implicitamente sugli italiani che non hanno capito tutto il bene che il PD e il governo ha fatto nei loro confronti, e in qualche misura è anche vero, ma non può essere scaricato sui cittadini. In parte anche nei confronti dei suoi colleghi e compagni di governo e di partito, non abbastanza generosi nei suoi confronti, senza mai domandarsi perché tutto questo sia potuto accadere, perché questa scarsa generosità nei suoi confronti, forse perché lui stesso aveva mancato in passato di una stessa generosità nei confronti di chi lavorava al suo fianco. Basti pensare a come sono state costruite le liste elettorali, impostate tutte dal punto di vista della creazione di un gruppo di fedelissimi e non invece della coralità, della pluralità di posizioni che il PT avrebbe dovuto avere e deve ancora avere. E poi il ricatto finale, la presa in ostaggio dell'intero Partito Democratico. Non me ne vado fin tanto che non nascerà il nuovo governo, perché io sono l'unico garante del fatto che questo partito non possa e non debba fare inciuci, non deve prestarsi ad essere stampella delle cosiddette forze antisistema. Il Movimento 5 Stelle e la Lega, i veri trionfatori purtroppo di questa tornata elettorale. Dunque, appunto, così facendo si prende in ostaggio l'intero PD, ma non spetta al segretario uscente decidere qual è la strategia adesso che il partito deve seguire, non spetta al segretario uscente stabilire che cosa si debba fare o non si debba fare. Se si ha veramente senso di responsabilità si deve prendere atto della disfatta, fare i bagagli e andarsene, e non invece appunto considerare ipotecata la prossima legislatura. Questo non tocca a lui deciderlo. E meno che mai può sembrare una prospettiva seria, sensata, quella di dire adesso andrò in Senato, proprio quel Senato che lui stesso voleva abolire col referendum costituzionale, e lì faremo le nostre battaglie. Ormai questa stagione per Matteo Renzi dovrebbe essere chiusa. Non è così che si ricostruisce il centrosinistra, che purtroppo anche in Italia raggiunge il suo minimo storico. Non è così che si ridà corpo, anima, futuro a un Partito Democratico che si è raggiunto il suo minimo di tutti i tempi, lo deve solo al segretario uscente che ce lo ha portato.